Allora, eccoci qui, ce la faremo anche stasera. Buonasera, ciao, benvenuti alla 35ª serata di Cinema da Casa. E ormai sono tante sere che siamo assieme. Ringrazio i ragazzi che ci stanno seguendo sulla piattaforma, ringrazio i ragazzi che ci seguono sul canale e tutti quelli che oramai in queste sere stanno cominciando a seguirci anche attraverso i social e anche con il passaparola, perché sta diventando un movimento che si sta strutturando anche in diversi paesi. E quindi veramente vi volevamo ringraziare per l'affetto con cui continuate a seguirci. Stasera, come lo sapete, noi non è che abbiamo degli ospiti, perché non ci piace tanto l'idea dell'ospite, anche un po' per come è nato diciamo, il movimento. Ci piace più un po' l'idea degli amici, perché poi tutti quelli che si sono collegati o che abbiamo invitato in queste giornate sono tutti amici che sono venuti a trovarci alla finestra. E stasera noi abbiamo con noi in diretta telefonica Elena Radonicic. Allora, eccola qui. Ciao Elena, buonasera. Ciao, ciao a tutti. Eccoci, ciao, buonasera. Ciao. Allora, intanto noi volevamo chiederti, come spesso facciamo, data la particolarità, insomma, del momento che stiamo vivendo, come passi le tue giornate? Come le stai passando queste giornate, Elena? Ma guarda, sto passando varie fasi. Dicevo oggi a una mia amica che praticamente sto facendo una specie di involontario percorso spirituale all'interno, diciamo, di me stessa, nel tentativo di sfangarla. Prime settimane complicate, ammetto, e adesso pian piano sto trovando un equilibrio e fatto sostanzialmente di concentrazione. Ecco, più che altro questo, cerco di. Sì. No, perché prima ero molto dispersiva, perché passavo molto tempo così a disperarmi per la mancanza di libertà e a chiedermi cosa fare, senza riuscire a fare niente. Poi pian piano, con l'ausilio di tutta l'arte di cui per fortuna abbiamo a disposizione, ho ricominciato un po' a prendermi cura della mia mente, ecco. Quindi Bene. sostanzialmente guardo film e serie, sto con mia figlia ovviamente, ho una bambina di 4 anni e mezzo, e quindi chiaramente lei chiede molto tempo e ha bisogno di molto, e poi ho ripreso a suonare il pianoforte, che era una cosa fantastica che non facevo da anni, che mi ha svoltato abbastanza la quarantena, e ammetto anche di essere un po' nel tunnel del workout con qualche applicazione della cucina, ma fasi molto alterne, Va quindi bene. no, Senti, che cosa ti vedi? Che serie ti stai vedendo quando hai la possibilità? Che cosa ti vedi a casa? Che ti recuperi? allora ho recuperato L'amica geniale, di cui ero stata una grande fan sia dei libri in prima partenza e poi anche della prima serie. La seconda stagione invece non avevo potuto vederla e l'ho vista adesso. E mi è piaciuta da pazzi. Sono una grandissima fan dell'Amica Geniale, veramente tanto. Quest'anno poi ci sono anche le puntate girate da Alice Rohrwacher, che mi sono sembrate eccellenti, e mi è veramente piaciuto molto. Quello l'ho visto anche con mia figlia, che pensava che il napoletano fosse inglese, e questo mi ha fatto molto Ok, quindi in realtà lei vede ridere. tutto assieme a te, siete voi insomma, che vivete questa giornata insieme, come fai con lei? Ma allora no, in realtà con lei cerco di vedere soltanto i film, quelli insomma adatti a lei, a parte L'amica geniale. Per il resto le giornate sono su di lei, la mattina e pomeriggio, poi la sera, cioè il grande momento di libertà molto agognato, dove finalmente si legge qualcosa e si fa qualcosa. Invece il pianoforte lo suono tutto il giorno, rompendo un po' le palle a tutti, perché sto lì che devo fare le scale. Cioè, sono in quella fase noiosissima per i vicini di casa, no? Vabbè, Apro le dai. finestre soltanto quando faccio il pezzo completo. Però alle 18 Ecco. oramai si può, dai, alle 18 l'accettano. Se inizia a suonare verso le 17:30, poi alle 18 oramai è consentito. Esatto. Devo impararmi l'inno, però ancora non lo so fare. Senti, ascoltami. Allora, Elena, noi in realtà ti abbiamo chiesto di suggerirci una serie di titoli ed è venuta fuori una sorta di percorso. Tu non l'hai fatto forse in modo consapevole, però raccontaci un po' intanto quali sono le prime tre sequenze, i primi tre titoli che hai scelto e un pochino, insomma, è buffo, poi ce lo siamo detti insieme, è venuto fuori proprio un po' un percorso di storie di rapporti, padre, figlia, no? Rapporti di coppia, è venuto fuori un po' un percorso alla fine dei titoli che ci hai dato, magari involontario, però sembra
ti dico la verità quando ci siamo messi a vederli. Sì, no, in realtà poi pensandoci dopo probabilmente c'è un filo conduttore in questi titoli che sostanzialmente sono i rapporti, sono i rapporti tra d'amore, in qualunque modo questa cosa si declini. Io devo dire, ho fatto molta attenzione a quello che gli attori mi hanno trasmesso, perché facendo l'attrice sono ovviamente così, particolarmente colpita da determinate così, espressioni. I titoli che ho scelto, i primi film che vediamo sono La scelta di Sophie di Pakula, che è del 82, e poi Eyes Wide Shut. Tra l'altro proprio la scena che vediamo è la scena che ho portato come provino al centro sperimentale per la missione combinazione. Sì. E il terzo, in realtà non ho capito quale che mettiamo E il subito. terzo noi mettiamo subito e ci siamo detti insieme il danno di Louis Malle. Il danno, ecco sì, Esatto. esatto. Con, vabbè, Jeremy Irons e la Binoche, insomma, devo dire veramente più di così. Va bene. Allora, senti, ascoltami. Io direi questo, che intanto ce li vediamo e poi ti riprendo al telefono, ok? Ce li Va vediamo bene, va assieme bene. dalla finestra. Aspetta qui. Buona visione. Yes. Tanto saluto anche Laura Luchetti e tutti quanti i ragazzi che vedo collegati invece in piattaforma invece che sui social. Alzati, risplendi, fanciullo. Muovi le tue pigre membra. Il pane sulla griglia, le uova sulla piastra. E il vecchio cocchiere negro ha già attaccato i cavalli. Andiamo tutti a fare un picnic giù sulla spiaggia al sud. Buongiorno, Stingo. Buongiorno. Noi due vogliamo fare amici e portarti fuori in questa bellissima giornata d'estate. Ma ora vieni su, fai colazione con noi. E poi? Sì? Coney Island. Coney Island, oh bello! Scusami per ieri sera. So cosa pensi. Questi due sono strani. Cioè, la domenica ci piace vestirci in modo un po' diverso. E andare fuori. D'accordo. D'accordo? Sapevo che l'avresti detto. Vedi? Tutti là fuori vestono allo stesso modo. Guarda quella povera gente là fuori. Guardala. Pecore. Camminano per la strada, tutti inquadrati, tutti uguali, tutti con la stessa grigia squallida uniforme. Siete noiosi! Buongiorno. Ora guarda questa qui, guardala, un dono di Dio. Dammi un bacio. Un bacio. Ti Va prego. bene, un bacio. È tutto quello che merito. Ancora. Un altro e poi basta. No. Dammene un altro. No, Nathan, ora non no. riesco a starti lontano. Baci? No, Nathan, non lo basta. Tu che lo dici, Stingo? Eccomi qui. È un simpatico ragazzo ebreo. Di appena 30 anni. Follemente innamorato di una shiksa polacca. Che cos'è shiksa? Che significa? Shiksa è una ragazza non ebrea. Una donna di convinzioni cristiane. Ma lei è... D'accordo, solo che pensavo... Pensavo che fosse... Cosa? Che fosse ebrea? Sì. Ebrea? No, no, no. No, 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 Sofì è cattolica. Già, sicuro, ma ora non sono più cattolica, cos'è? Beh, cattolicissima. Quando l'ho conosciuta questa qui, era uno straccetto, quattro capelli e tutt'ossa. Ed era già passato un anno e mezzo da quando i russi avevano liberato il campo in cui era. Sì, vero. Sembrava quella cosa che manda via uccelli. Sì, come si chiama? Spaventapasseri, no? Avevo scorbutico. No, 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 no. Aveva lo scorbuto. Sì, E il tifo, e l'anemia, e la sì. scarlattina. È un vero miracolo se è uscita fuori viva da quel campo. Esatto, insomma, pensavo che ho leucemia. Pensavo morire presto. Ma invece Nathan, lui ha visto che era solo anemia. Sei un medico? No, no, quello è il campo di mio fratello.
Io sono biologo. Sì. Mi sono laureato in scienze. Ha studiato a Harvard e lì si è specializzato. Dottore in biologia cellulare e di sviluppo. Sì, faccio ricerca ora. Lavora da Pfizer. Pfizer è un'importante ditta farmaceutica qui a Brooklyn. Comunque l'ho portata da un amico di mio fratello, un dottore che insegna al Columbia Presbyterian. Sì. Lui confermò la mia diagnosi. E abbiamo dato a questo tesorino delle massicce dosi di solfato di ferro. Ed è rifiorita come una rosa. Una rosa. Una rosa. Una bella, provocante rosa. Sei magnifica. Grazie per avermi fatto mi rifiorire come rosa. Non fatomi, solo fatto. È così brava che la voglio perfetta. Sì, sì, fatomi. E con questo, insomma, è una lingua ridicola e c'è troppe parole. Per dire velocità, per esempio, c'è veloce, c'è celere, rapido e tutte sono sinonimi. Svelto, pronto. Lesto. Agile. Spiccio. Spedito. Fulmineo. Volante. No, no, adesso basta. È ridicolo. Oh, in francese è così facile, è bit, in polacco szybko, in russo bystro, soltanto in vostra lingua, tutto complicato. Tu quante lingue conosci? Beh, mio padre era linguista, così insomma mi insegna francese, tedesco, anche russo e ungherese, lingue slave tutte. Così, che lingua sto ammazzando adesso? La vostra. Scommetto che tuo padre era un uomo molto interessante. Sì, mio padre era civilizzato, insomma. Che bella parola, civilizzato. Un'ottima parola. Già, mio padre era uomo civilizzato che vive in tempo incivile. Civilizzati sono primi a morire. Suoni il piano? No, io lo suono una volta, ma ora... ora non sono più. Adesso non più. Mia madre era magnifica pianista. Nathan fa sorpresa con piano. A mio compleanno. Amo questo pezzo. Sì, ricordo che quando ancora io bambina e vado a dormire, sento mia madre giù in salotto e lei suona piano. E il suono di macchina di mio padre. Credo, nessuno ha mai genitori più meravigliosi di miei. E più meravigliosa vita. Da tutti questi film escono veramente ritratti di donne meravigliose, indipendenti, accattivanti. Sì.
Io ti ricordi una sera in sala da pranzo c'era un giovane ufficiale di marina seduto al tavolo vicino al nostro insieme ad altri due ufficiali? No. E un cameriere gli portò un biglietto. Lui lo lesse e andò via. Niente, non ti ricordi niente? No. Bene. Io l'avevo già visto la mattina nella hall dell'albergo. Credo che fosse arrivato in quel momento. Camminava dietro al ragazzo che gli portava le valigie, verso l'ascensore. Lui mi ha guardato mentre passava, così di sfuggita. Solo un'occhiata. Ebbene, io non riuscivo più a muovermi. Quel pomeriggio Elena andava al cinema con le sue amichette e tu e io facemmo l'amore. Poi facemmo tanti progetti per il nostro futuro e parlammo molto a lungo di Elena. Ma io non pensavo che a lui continuamente non riuscivo a togliermelo dalla mente. Ero sicura che se lui mi avesse voluta, mi dicevo anche soltanto per una notte, sarei stata pronta a mandare all'aria ogni cosa, a sacrificare te, Elena, il mio fottutissimo avvenire. Tutto quanto. E la cosa strana è che nello stesso tempo tu mi eri più caro che mai. E in quel momento il mio amore per te era un amore tenero, ma triste. Io non dormii quella notte. E la mattina mi alzai in preda al panico. Non sapevo se avevo più paura che fosse andato via o se temevo di più che fosse ancora lì. Ma poi, a cena, mi resi conto che era partito. E solo allora mi sentii sollevata. You're Martin's father. I'm Anna Barton. I felt I ought to introduce myself. How do you do? How long have you known him? Oh, not. I see. We've been close just a few months. Yes, I I've heard about you.
I wanted to tell you Haycroft, he's just been clobbered in the spending review. Hang on a minute. Yes? A Miss Barton for you. Put her through. Yes? It's Anna. Give me your address. I'll be there in an hour. Allora, eccoci qua. Eccoci Elena. Eccoci. Allora, davvero ci hai fatto vedere delle interpreti. Your professional logo for your brand? Una dietro l'altra, una più bella dell'altra. Sì, stavo notando che sono questa prima selezione sono tutte, insomma, protagoniste femminili, casualmente. Davvero, ma sì. Più che altro anche grandi interpreti, insomma, è vero, forse sì, hai ragione tu, ci sono davvero tanti percorsi, quindi o magari ti sei fatta guidare da delle interpretazioni, insomma, abbiamo visto quella di Meryl Streep che vinse l'Oscar come miglior attrice protagonista, e poi ancora, insomma, devo dire la verità, abbiamo visto Nicole Kidman che in quel film è stata forse un film di rottura che l'ha consacrata, e ancora dopo davvero abbiamo visto la Binoche, quindi forse sono state anche le grandissime interpretazioni che ti hanno guidato in questa scelta. Sono dei film che mi hanno parlato, ecco, e ognuno a suo modo, perché quello, vabbè, Meryl Streep in quel film mi sconvolse per la gioia incredibile e la vitalità che riesce a esprimere, nonostante la storia racconti tutt'altro, e la sua incredibile voglia di amare, di resuscitare, che poi insomma il film racconta invece in maniera diversa come va a finire, e quella che poi è la scelta di tutti, è la scelta più difficile che una persona possa mai trovarsi a dover fare, e la sua interpretazione mi colpì e l'ho visto in un periodo nel quale non sapevo ancora che avrei intrapreso questa strada, e vedere il lavoro di questa attrice mi commosse come mi commuove tuttora, lo trovo fantastico, mi eccita proprio nella sua interpretazione. Peraltro lei fece un lavoro incredibile di lingua, che adesso questa non abbiamo visto la versione doppiata, ma lei lo fece con un accento inglese mischiato al tedesco polacco, una cosa incredibile, difficilissima, e poi era struggente in maniera come non mi è successo tante altre volte di vedere.
Per quanto riguarda il film di Kubrick, a Edward Schatz, noi lo studiamo al centro sperimentale, avevamo un insegnante, avevamo, nel senso continua a essere un ottimo critico, Flavio De Bernardinis, che ce lo fece studiare e sezionare, mm-hmm. E quindi è un film che conosco molto bene, ed è quella scena, appunto, come ti ho detto prima, l'avevo portata come provino per la selezione all'ingresso della scuola, quindi sono molto affezionata. Nonostante fosse ovviamente un paragone complicato da tenere, però l'idea di questa donna che partecipava da distante alle visioni del marito, sottolineando che comunque anche lei era altrettanto, con poi quella scena finale incredibile al supermercato. Sì, è vero. È epica, che come leggevo qualche giorno fa su Facebook, è un finale perfetto per qualunque film, no? È vero, se uno ci pensa. Finale di tutti i film. E il Dame invece è un film che mi spaventa e mi eccita, diciamo, è un film spaventoso ed erotico insieme, in un modo che mi ha... Ti colpisce, certo. Di ti colpisce, certo, non si può rimanere indifferenti, ti lascia comunque un segno ogni volta che uno lo rivede. Assolutamente sì, anche perché Juliette Binoche ha una femminilità aggressiva, passiva e molto potente, e anche molto rara da vedere nei giorni odierni. Cioè, io trovo che in alcuni film del passato ci fosse comunque un coraggio nel rappresentare la femminilità un pochino più interessante, forse, di quello che in questo momento viene rappresentato, e che nel quale io poi peraltro mi proietto più facilmente, non so manco bene io perché. No, però hai ragione, c'è il lato oscuro, la fascinazione del lato oscuro, e leggo invece su Facebook, che tu non puoi leggerlo, che appunto Carlo di Taxi Driver dice: a volte capita che i singoli attori e la loro alchimia sia superiore alle qualità del quadro in cui si muovono. Così fu la coppia protagonista del Danno, ovvero Jeremy Irons e Juliette Binoche. Insomma, sì, mi sembra che su questo siamo tutti concordi. E devo dire che adesso noi proseguiamo con un altro film che tu hai scelto, che è Revolutionary Road di Sam Mendes. Sì. Dove troviamo altri straordinari interpreti, insomma, andiamo solo a Kate Winslet, insomma, non ci allontaniamo. Kate Winslet è Leonardo DiCaprio, perché stranamente non l'ho messo dentro Titanic, ma non so perché penso che non sia venuto in mente, se no avrei buttato dentro anche quello. Ecco. Certo. Revolutionary Road è un film a cui sono affezionatissima, anche perché mi ha regalato quello che è stato il mio mantra e continua ad esserlo da quando lo vidi, ovvero non sopravvalutarsi, perché loro, peraltro, come magari alcuni di voi sanno, è tratto da un libro bellissimo di Yates, Richard Yates, e Sam Mendes ne ha fatto una riduzione cinematografica esemplare, anche se comunque prende le distanze dal libro. E non sopravvalutarsi, perché loro due, diciamo, fanno una serie di scelte nelle quali io mi sono sempre molto identificata, cioè si sentono un pochino meglio degli altri, e fare questa scelta per loro rappresenta la fine, perché ovviamente non sono migliori degli altri, anzi forse sono, se non altro, senz'altro come gli altri, forse peggio. E quindi diciamo questa attitudine borghese del credere di poter essere all'altezza di certe scelte, a volte anche così, sì, in conformità con quello che gli altri si aspettano da te, tu pensi di poterci stare dentro senza subirne danno, non succede mai, il danno si subisce sempre, come tanto per riagganciarci a lui mal. Certo, hai ragione. Tra l'altro la scena che vediamo è molto teatrale, insomma, è una scena molto teatrale, quindi secondo me rende perfettamente. E poi tu hai, subito dopo, ci vediamo un altro film che hai scelto, che è On Body and Soul, Corpo e Anima, il film quello del 2017, spero di non sbagliare la pronuncia, Ildiko Engedi. Detto bene secondo te? Ok. Sì. Anche quello, devo dire la verità, insomma, è un film che colpisce proprio, insomma, non ci allontaniamo molto dai sentimenti e da questo percorso che stiamo facendo assieme, per quello che riguarda, diciamo, anche l'interpretazione. In queste due pellicole che vediamo adesso, questi due tratti, ci sono, cioè, più che il pericolo, in questo caso c'è più, diciamo, la
l'incapacità della comunicazione più declinata in altre in forme diverse, sfaccettature. Sì, però da una parte c'è una coppia che non riesce a parlare, a dirsi la verità su chi è e che cosa desidera, e dall'altra c'è invece una potenza, noi vediamo una fase iniziale, però un momento in cui due persone comunicano di più attraverso un sogno che non attraverso la realtà. Ok, allora noi ce li vediamo, così poi una volta che li abbiamo visti ritorniamo in diretta per insomma fare una sintesi di quello che abbiamo visto e introdurre poi gli altri, che invece si va di nuovo poi sulla carnalità, va bene? Ok. Ok. A dire la verità, c'è una cosa di cui ti vorrei parlare. Sono stato con una ragazza un paio di volte in città. Una ragazza che conosco appena. Non era niente per me. Ma ho chiuso ora. Davvero ho chiuso. E se non fossi sicuro di questo, credo che non avrei mai osato parlartene. Perché l'hai fatto? Piccola, non lo so. Credo sia un semplice caso di voler essere di nuovo un uomo dopo tutta quella storia dell'aborto. Una specie di nevrotico, irrazionale, bisogno di dimostrare qualcosa. No, non intendo perché sei andato con lei, intendo perché me ne hai parlato. Che vuoi dire? Voglio dire, a che scopo? Dovrebbe rendermi gelosa o cos'altro? Dovrebbe farmi innamorare di te o tornare a letto con te o che cosa, insomma... Cosa vorresti che dicessi, Frank? Perché non dici quello che senti, April? Io non sento niente. In altre parole, a te non interessa quello che faccio o chi mi fotto o altro? No. Credo che sia così, a me no. Fottiti chi ti va. April, non capisci che voglio che ti importi? Lo so. So che lo vuoi. E penso che mi importerebbe se ti amassi. Ma non credo di amarti più e l'ho capito solamente adesso. Uh-huh. Ed è per questo che preferirei non parlare di niente in questo momento. Ah, non dirmi cazzate, April, non farmi questo. Sai maledettamente bene che mi ami. Lo credi davvero? Lo sai maledettamente bene. Yuhu! C'è nessuno in casa? Mi spiace, la cena è in ritardo. Volete qualcos'altro da bere? No, non si preoccupi. È bello starsene seduti a socializzare. Non doveva disturbarsi tanto con i bagagli e quant'altro. Avrà già tanta roba in pentola. Non volevo alludere. A dire la verità, c'è stato un cambio di programma. Oh! Avrei detto che ormai fosse evidente. April è incinta. Congratulazioni! April, non so dirle quanto sono contenta. Oh, ma avrete bisogno di una casa più grande ora, o mi sbaglio? Aspetta un momento, ma non capisco, insomma, cosa c'è di così evidente? Insomma, d'accordo, è incinta e con ciò la gente non fa figli in Europa. John, supponiamo di dire solo che le persone ovunque non sono consigliate a fare figli se non possono permetterseli. Va bene, è una questione di denaro, il denaro è una buona ragione. Ma non è quasi mai la vera ragione. Qual è la vera ragione? Moglie che ha fatto rinunciare o che altro? La donnettina ha deciso che non è pronta a smettere di giocare alla casetta? No, non è questo. Ne sono certo, lei è troppo forte. È all'altezza, cavolo. D'accordo, allora. Deve essere stato lei. Cos'è accaduto? John, ti prego, sei stato molto scortese. No. Cos'è accaduto, Frank? I sudori freddi? Ha deciso che stava meglio qui, dopo tutto. Ha pensato che è più comodo qui, nel vecchio vuoto disperato, dopo tutto. Eh? Oh, wow. Ho fatto centro. Guardate che faccia. Che le prende, Wheeler? Fuocherello, fuoco? Su, figliolo, faremo meglio ad andare. Sapete una cosa? Non sarei affatto sorpreso se lui l'avesse infornata apposta per trascorrere il resto della sua vita a nascondersi dietro un abito per maman. Così non dovrà mai scoprire di che razza di stoffa è fatto veramente. Basta! Mi ha stufato abbastanza la sua voce.
Insomma, chi diavolo crede di essere? Lei viene qui e dice qualunque cavolo di assurdità le passa per la testa. E credo sia il momento che qualcuno le dica di chiudere quella maledetta bocca. Non sta bene, Frank. Non sta bene un paio di palle. Non mi frega un accidenti se sta male o bene o se è morto o vivo. Dovrebbe tenere le sue cazzo di opinioni in quel cazzo di schifezza di manicomio. Lì trovano posto. Andiamo, figliolo. Vieni, John. Un grand'uomo si è presa, April. Un bravo capofamiglia. Mi dispiace per lei, ma... Tuttavia, forse vi meritate l'un l'altra. Insomma, da come è ridotta adesso comincia a dispiacermi anche per lui. Deve rendergli la vita un vero calvario se fare bambini è il suo solo modo per provare che ha un paio di coglioni. Sei un maledetto! No! Non sta bene, Frank! Avanti, John. Andiamo a metterci in macchina ora. April, mi dispiace tanto. Ah, già. Mi dispiace! Oh, ma ho detto mi dispiace sufficienti volte! Maledizione! Anch'io sono dispiaciuto. Scommetto, anzi, di essere lo stronzo più dispiaciuto che conosco. Ma andiamo al dunque. Io non ho tutto questo granché per essere contento. O sbaglio? Oh, però, ehi, sa che le dico? Sono contento per una cosa. Vuole sapere qual è questa cosa? Sono contento di non essere quel bambino. Értem. Nem ők egy bugod, de kell egyfajta struktúra, mert ez... Elmegy a gyerekekért. Délután a csajokkal el akarunk menni. Nem visz el? A csajokkal leszel. Na, elhozod őket? Nem felejted el, ugye? Ki az ott? Mi? Kit kérdezel? Az a nő. Ma reggel vetted föl. Miért nem jött utána be hozzá? Ja, nem munkás. Ő az ő minőség ellene. A Borika helyett. Leszül? Nem, csak otthon marad az utolsó két hónapra. Szóval mostantól ez a nő van. Nem örülök neki. Miért? Elég merev. Szerintem meg lesz bajunk vele. És úgy beszél, mintha összeadta volna ide vágóidat. Talán csak félős. Első nap. Wow. Na, erre beszélnem. Oda megyek, megnézem. Nehogy Marikának mert szólítani. Én elkövettem ezt a imát. Ágyat. Endre vagyok, a gazdasági igazgató. Rácz Mária, minőség ellenőr.
Barton maga is sóskát vett. Ezt az egyet rendesen tudják itt csinálni, mást aztán nem is. Meg a tök főzeléket mondjuk. Ha csak van, mindig főzeléket veszek. Tudja miért? Talán mert béna akarja. Tépeset könnyebb félkézzel megenni. Nézze, Marika. Ugye szólíthatom Marikának. A barátja bizonyára említette, hogy kellemetlennek találom ezt a megszólítást. Tényleg? Nem. Nem említette. Akkor tévedtem. Elnézést. Kellemetlennek találom. Bocs. Eccoci Elena. Sì. Beh, devo dire, insomma, anche quest'ultimo forse è un film da recuperare, è passato a Berlino, non tutti l'hanno visto, ma veramente da riscoprire. Ecco, hanno ragione che in molti che ci stanno scrivendo appunto sulle altre piattaforme, non soltanto sui social, è un film veramente che tira fuori la grandezza del nuovo cinema ungherese, ecco, che magari meno nota da noi, ma che davvero ci fa scoprire film con delle ambientazioni particolari, veramente insomma sempre molto profonde. Assolutamente sì, peraltro. Proprio la scelta della narrazione di questo personaggio femminile che riesce a comunicare di più attraverso, perché ha chiaramente qualche blocco emotivo, no? Sì. E comunica attraverso queste immagini potentissime, della, naturalistiche, di questi cervi che si incontrano e iniziano ad amarsi prima nel sogno e poi si ameranno effettivamente. Io quando lo vidi rimasi veramente colpita, è dolorosissimo e però molto anche è poetico, anche è poetico, molto sì, poetico. È un film molto bello e molto particolare, che io quando appunto l'ho visto ho pensato fosse un peccato che fosse così tanto di nicchia, perché in realtà trovo che abbia un linguaggio nuovo che sposta un po' l'idea del cinema un pochino più in là. È vero, però è anche bello perché così diamo l'occasione soprattutto ai ragazzi che insomma ci stanno seguendo anche sulla piattaforma Scelte di Classe, dove noi abbiamo i giurati, o anche sugli altri device, magari anche di riscoprirlo, perché sai, è un po' bello, magari noi diamo un assaggio qui, no? Quindi le persone possono o andarsi a rivedere una scena che amano e che possono rivedere, oppure proprio riscoprire tutto il film, che certo. Mi sembra un buono spunto. Invece poi hai deciso di mostrare altri due film. Uno, Tony Erdmann, insomma, devo dire, andiamo di nuovo sui rapporti padre-figlia, è un film questo che abbiamo mostrato non da tantissimo, devo dirti la verità, però che colpisce sempre molto quando lo mostriamo. Dici perché per te era fondamentale?
Tony Herman, allora vi presento Tony Herman in italiano, Tony sì. Herman nella versione originale, è un film secondo me straordinario, è un film intanto che ha una libertà incredibile perché si dissocia dalle strutture narrative tipiche, dei cliché qualunque si siano e si mostra profondo e violento nella narrazione del rapporto tra padre e figlia in un modo che a me, e non credo soltanto a me, ha veramente colpito tantissimo. Ha una quantità di scene esilaranti, una libertà pazzesca. È diciamo, un film libero dagli stereotipi e che riesce a raccontare qualcosa di atavico e di profondissimo in un modo che, secondo me, parla a tutti, però facendolo in un modo nuovo. Quindi anche lì. Quello che a me in genere colpisce dei film quando poi rimangono nella mia mente a lungo è la capacità che hanno di appunto spostarsi dalla narrazione generica, per cui magari alcune cose possono essere confortanti, invece in questo film per esempio non lo sono. No, infatti. Però riuscendo attraverso una narrazione completamente privata e libera appunto a raccontare qualcosa di universale. Come hai ragione. In questo caso è rapporto tra padre e figlia, quindi è un film emotivamente straziante, divertentissimo, volgare Beh, a tutto questo, insomma, poi è irriverente perché, insomma, voglio dire, lo presentano anche come commedia, poi in realtà, come dici tu, insomma, in realtà è più che altro sembra quasi una satira grottesca a volte, no? Tanto è. E, allora, poi io direi che noi adesso ti salutiamo e facciamo vedere Tony Herman e poi facciamo vedere La vita di Adele, quando parlavamo prima, insomma, anche di carnalità, e poi proviamo a farti a riprenderti stavolta su Instagram, vediamo se ci riusciamo, così poi chiudiamo assieme con un saluto video prima che diamo le ultime due clip, va bene? Fantastico. Dai, fantastico. Grazie. Ok.
va? E tu? Cazzo, la prof di letteratura mi ha rincoglionito. Hai da accendere? Sì. Ecco. Grazie. Ciao, tutto bene? Non avete freddo? No, no. È molto carina, Liz. Davvero, è un gran bel culetto. Guardi il culo di Alice. Beh, non proprio, l'ho notato quando è passata. Non lo so, è il tipo di donna che mi piace. Qualcosa. Non devi essere gelosa. Anche tu sei molto carina. Non sono gelosa. Sicura? Sì. Comunque tu lo sai. Che cosa? Che sei davvero carina. No. Sì, ti metto nel gruppo delle ragazze più belle della classe, veramente. Sul serio, ti giuro. Che c'è, ti stupisce che te lo dico? Beh, sì. Hai qualcosa di misterioso che mi piace molto. Secondo me ti girano intorno tanti ragazzi. Ma che tanti. Comunque per me sei troppo carina. Grazie. Anche più carina di Alice. Ma che era, Sissi? No, no, non troppo. Sì, sei arrossita. No. Fa vedere. Arrossisco. Eccoci qua, vediamo se riesco a collegarmi in diretta con Elena, perché così proviamo a salutarci dal vivo e poi a salutare anche insomma un po' tutti voi prima della fine con le ultime due sequenze che ha scelto. Vediamo se riesco a chiamarla in diretta. La prossima sequenza, ve lo anticipo, è Chiamami col tuo nome, insomma penso un film. Eccola, ciao! Ciao! Eccoci, eccoci qui. Allora, stavo spoilerando le... che abbiamo dopo, abbiamo Chiamami col tuo nome, insomma un film, vabbè, insomma, meraviglioso, che dire, amatissimo, Luca Guadagnino, altro che una sensualità, un amore al dettaglio, devo dire la verità, parlavamo di film eleganti, ti stanno facendo i complimenti per la selezione, mi sembra un finale proprio molto elegante. Se non che? Se non che, no, poi hai voluto un po' alleggerire, dai, ci hai portato un po' negli anni Ottanta, ci hai trascinato dopo con Il tempo delle mele, che è un po' la tua chiusura, che mi sembra comunque una bella chiusura. Il mio film preferito. Brava, dai Elena, dopo tutto questo... dopo tutta questa massata totale a cui vi ho regalato, Il tempo delle mele è il mio film preferito, cioè io proprio, a parte che lo so a memoria, ma poi mi ricordo benissimo, lo vidi alle medie a casa con mia madre e mentre lo vedevo provavo imbarazzo perché mi sentivo avere gli stessi sentimenti della protagonista e mi sembrava incredibile che qualcuno potesse osservarmi mentre provavo le stesse cose. Call Me By Your Name è un titolo che mi ha, cioè un film che mi ha veramente, mi ha lasciato estasiata per il timore e l'attrazione tremenda e terribile che c'è verso l'amore, verso le sue implicazioni carnali e quanto questa cosa possa, diciamo, portare anche alla fatica del sopravvivere certe volte, e penso che Guadagnino abbia fatto un lavoro sublime. Elena, sai cosa ti volevo dire? Sono Gianluca, ci siamo sentiti prima al telefono e facevamo, sì, certo, un ragionamento insieme. Sai, Call Me By Your Name di fatto sembra essere un po' il ritorno del cinema italiano
diciamo così, a quel cinema che raccontava un po' la tentazione, spesso il corpo, sì. il tema della tentazione verso sugli adolescenti è sempre un po' il rimosso un po' del nostro cinema. Prima negli anni 60 si affrontavano con più serietà, penso a dei film di Damiani, penso a dei film di Bertolucci, insomma ci sono veramente dei titoli che andrebbero anche in questo caso recuperati. Quindi si torna un po' al tema del corpo come modo di indagine, come scoperta e modo di indagine, cioè invece che il bambino, diciamo così, pulito, puro, si capisce che il corpo è un mezzo di indagine dell'identità. Quindi mi è sembrata interessantissimo l'inserimento di un film del genere in un percorso come quello che hai fatto tu, in una selezione come quella che hai fatto. Sì, esattamente questo. Il corpo è assolutamente uno strumento di conoscenza dell'amore prima di tutto, ma non solo, solo che prima, diciamo, prima di tutto viene quello, poi il resto si capisce dopo. Però io sono rimasta veramente estasiata. È veramente un film che mi ha entusiasmato. Sì, c'è un po' Dolci Inganni, non so se ti della spacca, cioè quell'eleganza di Dolci Inganni, insomma, un po' quelle robe lì. Senti Elena, sì, noi ti volevo dire anche un'altra cosa. Allora, noi in realtà avverto, visto che siamo in diretta Instagram, che tra un pochino chiude la diretta Instagram ma riparte subito, così abbiamo la possibilità di salutare e di farla ripartire e ci vediamo insieme alla fine, quelli che seguono in diretta Instagram, mentre Facebook e le altre piattaforme proseguono. Tu insomma dovevi essere con noi all'estero come madrina nelle Filippine, ci sarà occasione di andarci dal vivo, ma noi comunque ci andremo virtuali con genitori quasi perfetti e ci sarà comunque poi modo di riparlarne in un'altra occasione. Volevamo davvero ringraziarti per questa selezione che ci hai fatto e per averci fatto rivedere, riscoprire o comunque insomma rivedere assieme. È sempre diverso perché il cinema è condivisione, quindi veramente veramente grazie. Grazie a voi perché è stato molto bello. Va bene. Grazie mille. Allora adesso chiudo la diretta con te e avverto di nuovo tutti che tra un secondo la diretta Instagram comunque riparte, quindi se rimanete collegati riparte subito, ok? Va bene? Un abbraccio. Bene. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Ho perduto tutto, sono povera. Mi sembra diversa, l'hai cambiata? L'ho cambiata un po'. Perché? L'ho suonata alla Liszt se avesse alterato la versione di Bach. Rifammi quella. Quella quale? Quella che hai suonato fuori. Oh, vuoi quella che ho suonato fuori? Ti prego. Ah, certo. Non ci credo. No, l'ho cambiata un po'. Sì, perché? L'ho suonata alla Busoni se avesse alterato la versione di Liszt. E perché non alla Bach che suona Bach? Che c'è di male? L'ha scritta per chitarra. Di fatto non si sa neanche se sia sua. Me l'ho detto. Giovane Bach la dedicò a suo fratello. C'è un telefono qui. Là dietro. Grazie. Sì. Papà, per favore mi vieni a prendere. Quando? Subito.
Dobbiamo andare a prenderla adesso. Ma perché? Perché? Che succede? Perché mi sto annoiando a morte. C'è una marea di ragazzini, è impossibile. Beh, però se siete a letto... Fra mezz'ora sotto, ok. Pronto? Così andiamo alla festa di Antoine e poi da qualche altra parte. Mi sembra come se fosse ieri. Ti vedo ancora con le gonnelline corte, tutti i capelli cotonati. Ti senti vecchio tu? Stasera un po', sì. Tua figlia? Beh, magari adesso si sta divertendo. Beh, senti, la prossima volta colleghiamo un walkie-talkie con la festa e pattugliamo tutto il quartiere, d'accordo? Così in caso di emergenza, sai. Chiudiamo con un applauso all'amore di Vic, la giovanissima protagonista del Tempo della Vele, la nostra, l'indimenticabile Marceau. E adesso, come sempre, abbiamo il saluto di Cinema da Casa, del nostro fonico. Ciao del Cinema da Casa, ma non vi scordate, non uscite da casa. Benissimo, non vi scordate, non uscite da casa. Noi ci vediamo domani, sempre alla stessa ora. E davvero grazie ad Elena per essere stata con noi qui alla finestra, per averci proposto questi meravigliosi film. Dovevamo essere insieme nelle Filippine con il Movimov, ci tenevamo molto. Ci andremo online, non è la stessa cosa, ma presto riusciremo ad arrivare anche lì in carne ed ossa e speriamo di tornare davvero presto al cinema. Grazie a tutti, ciao da Cinema da Casa.